Secondo te c'è un legame, e nel caso che tipo di legame, tra il come viene fatta l'informazione, viene data l'informazione e il decadimento culturale del nostro paese? Domandona, perché sì, certo un legame c'è sempre in tutto, volerlo cercare. Si dice i giornalisti cercano di dare un'informazione magari più facile, più immediata per arrivare a un pubblico più ampio. D'altra parte il pubblico dice no, se voi ci deste delle robe buone noi mangeremo le cose buone, ci date la roba cattiva e noi mangiamo quella, ma non è che la vogliamo. È una regola antichissima, è una battaglia antichissima. Io ti posso dire che sui siti dei grandi giornali ogni giorno dibattiamo questi argomenti, però è anche vero che ogni giorno le notizie più cliccate sono il Grande Fratello o la fotogallery delle tette della diva del momento. Tu mi potrai dire, dato che quelli sono argomenti facili, un giornalista dovrebbe avere il senso di responsabilità quasi morale di non proporli comunque, perché sapendo che certe cose sono facili, perché se adesso io mi denudo, che non sarebbe un grande spettacolo, ma sicuramente perlomeno per motivi di orrore otterrei un maggiore audience che non se dico la stessa cosa argomentandola vestito. Quindi una parte di responsabilità, di rilassatezza, di comodità, di facilità, c'è anche nei giornali, però mi sembra onestamente, non lo dico per difesa della categoria, io credo che il giornalismo insomma sia un giornalismo di buon livello, molto migliore, che lo vorrei dire perché questo è un luogo comune, molto più serio e rispettoso di quello di un tempo. Non viviamo di questi miti. Io stamattina nella conferenza qui a Internazionale raccontavo del mio romanzo, dove è pubblicata la pagina di come fu scritto sul giornale della morte di mia madre, e io ero un bambino di 9 anni, e allora sui giornali c'erano, mamma, con una morte tragica, c'erano nome e cognome della morte, indirizzo di casa e nome del bambino di 9 anni. Oggi, grazie a Dio, tutto questo non sarebbe più possibile. I grandi inviati di una volta, lo raccontano loro, inventavano di sana pianta. Montanelli racconta che la rivolta di Budapest, lui la scrisse tutta nella sua stanza d'albergo, senza mai nemmeno mettere la testa fuori. Oggi, se un giornalista facesse quello, verrebbe immediatamente sbugiardato da YouTube, da mille. Quindi anche qui, non finiamola con i luoghi comuni. Il giornalismo oggi, io e tra l'altro voglio dire una cosa, io ci sono pochi giovani, perché il mestiere inevitabilmente, essendo in crisi, la bocca dell'inglese, nessuno scende dal tram e quindi si fa fatica a salire perché il tram è pieno. Però quei giovani che riescono a lavorare, io li vedo, sono mediamente di una tenacia, di una preparazione. A 20 anni sanno 5 lingue, cosa che io non so adesso. Hanno una preparazione, una voglia, un entusiasmo, un'umiltà. Quindi anche questo luogo comune che i giovani non hanno voglia di fare niente. Spaziamo via, facciamo una moratoria dei luoghi comuni. Non è vero, ci saranno dei giornalisti disgraziati, come ci sono dei magistrati disgraziati, dei politici disgraziati, degli attai disgraziati, dei macellai, cioè in ogni categoria umana, ma la qualità media del giornalismo secondo me è buona e deve ancora crescere, perché oggi il ruolo dei lettori è talmente importante che non puoi più permetterti il lusso di non stare all'altezza di quello che ti chiedono i lettori. Sono molto contenta che tu abbia toccato il discorso dei luoghi comuni, perché effettivamente si cade in questa trappola, però è anche vero che essendo tantissima la quantità di informazioni, quindi c'è forse una regolamentazione, secondo te viene valutato dal giornalista e quando scrive e quando parla, e tanto da porsi il problema che chi ascolta riceve davvero quel messaggio? Guarda, questo è un tema molto, è fatto bene, e non mi stupisce che la domanda me la faccia una donna, perché penso che è proprio il grande elemento che stanno introducendo le giornaliste donne, che per fortuna sono sempre di più. Pensa anche qui, pensiamo cos'era 30 anni fa, il mondo dei giornali e delle televisioni erano dei mondi di soli maschi, adesso grazie a Dio è un mondo molto diverso. E perché? Perché le donne hanno questa maggiore sensibilità a valutare l'effetto, ricaduta di un messaggio. Io vedo mia moglie, che non è giornalista, che tante volte mi chiede, ma io capisco che tu muori dalla voglia di dire questa cosa, ma sei sicuro che chi l'ascolta sia in grado di capirla? Non è forse meglio trattenerla magari qualche giorno in più per poi dirla in un modo diverso? Perché noi, questo è un po' l'ipocrisia, no? Dobbiamo dire tutto, siamo giornalisti, dobbiamo dare le notizie. Sì, però c'è modo e modo. Io certe volte mi domando, ad esempio, mostrare foto di gente mutilata, sangue. Sì, la notizia, il diritto, la libertà di informazione, infatti io difendo chi lo fa, ma io personalmente mi domando, siamo sicuri che in questo modo non alleviamo una generazione di cinici? Perché se tu già da ragazzo, leggendo un giornale o
consultando come oggi fai facilmente un sito, viene immerso continuamente nella realtà del dolore, del dramma, dell'orrore, la difesa che hai è una sola: chiuderti, diventare cinico, non ha più, a quel punto non ti emoziona più niente. Io appartengo a una categoria di giornalisti che, ma non me ne vanto, anzi molti mi criticano di questo, che considera che il nostro sia, sì, lo dico, abbiamo anche un compito educativo. Esatto. Quando lo dici vieni in su e dici no, noi non siamo mica, invece secondo me in questo paese dove nessuno più si occupa di educare gli altri, alla fine abbiamo visto il risultato, no? Perché le famiglie dicono no, libertà ai nostri figli, a scuola, libertà, in televisione, libertà, ma la libertà è un'altra cosa, la libertà è muoversi dentro delle regole, questa è la libertà, invece togliere le regole non è libertà, è anarchia ed è che di solito è il preludio delle dittature, non della democrazia e della libertà. Per cui io credo che la libertà è fatta anche di regole e bisogna insegnare, anche a rieducare sentimentalmente le persone, reinsegnargli a parlare di emozioni. Io ho scritto un romanzo e molti mi hanno detto, ah ma il pudore dei sentimenti, mi dico ma scusate, non abbiamo nessun pudore nel raccontare l'odio, l'orrore, lo schifo, quello libero. Invece parlare di amore bisogna avere pudore, ma è curioso, no? Come sto, cioè, le cose belle non si possono dire perché sono una roba intima, in compenso le porcherie quelle sì, invece è un mondo un po' al contrario. Effettivamente credo che ci siano delle categorie di professionisti che abbiano l'obbligo di entrare nel ruolo di educatore, senza fare i maestrini, cioè non è che devi metterti lì, semplicemente proporre dei modelli che poi soprattutto i ragazzi non è che li convinci con i discorsi, li convinci con gli esempi, con i gesti, con i comportamenti. Per questo che io dico l'orrore imperdonabile di questa classe politica non è soltanto per le ruberie che fa, ma per l'esempio che dà, perché un ragazzo di 20 anni che legge le storie della regione Lazio, poi come gli fai a spiegare che il mondo, che lui deve vivere in un modo diverso? Perché lui dice ma come, voi adulti mi state dando questo esempio, me lo sbattete tutti i giorni in prima pagina, questo è il modo di vivere. Infatti se la cosa che più mi ha sconfortato negli anni del Bunga Bunga era sentire le interviste a queste ragazze, le quali parlavano del fatto che una donna vendesse il suo corpo, ma come una cosa, come dire, ma come ovvio, cioè, ma è naturale, normale, no? È chiaro che se io voglio fare carriera devo dare a letto con un potente, ma cioè, stiamo anche a parlare di queste sciocchezze. E io le guardavo e dicevo, ma da che mondi venite? Dal nostro. Io dicevo stamattina al pubblico al teatro qua di Ferrara che un libro che io farei mettere obbligatorio nelle scuole è il Simposio di Platone, perché tutti abbiamo sentito parlare dell'amore platonico, ma l'amore platonico non è quello, non è il contrario di 50 sfumature di grigio, non è un amore ideale, è insegnare, quel meraviglioso libro Platone ci insegna a educarci ad amare la bellezza, e la bellezza è un archetipo di cui lui, in una pagina, credo forse la più grande pagina della storia della letteratura mondiale, Socrate, che parla, cioè il personaggio di Platone ovviamente, parla con le parole di Platone, Socrate spiega che l'amore è una scala e il corpo è il primo gradino e tu devi ovviamente vedere la bellezza in un corpo per poi cercare la bellezza dentro il corpo, per poi cercarla nelle leggi, nelle discipline e finché cresci e capisci, cogli l'energia dell'amore, l'energia della bellezza che è l'amore. Ecco, io penso che se tutti i ragazzi leggessero quelle pagine, non possono non provare un brivido perché sono pagine immortali, forse avrebbero un approccio alla vita un po' diverso, sono un illuso, però dico, visto che non farglielo leggere ha prodotto risultati, sicuramente farlo leggere male non fa. E quindi se qualche insegnante ci ascolta, dico quello, mettete il Simposio di Platone nel programma scolastico.